Allora, diciamo subito che in fase iniziale, quindi di acquisto della piattaforma, dopo diciamo, il setup di tutti i dati relativi all'azienda, ci sarà anche la possibilità di indicare quello che è il soggetto ricevente, il soggetto o i soggetti riceventi, attraverso, infatti, poi arriverà una mail con la quale appunto verranno indicati il soggetto ricevente. Dopodiché, arriverà anche il link con la quale è possibile andare a fare le segnalazioni vere e proprie, che è questo qua che stiamo vedendo adesso. Come vedete, c'è la possibilità di creare una nuova segnalazione. Scusami, giusto per Sì. completare un po' l'informazione, ovviamente questa simulazione di un'azienda Sì, inesistente certo, chiaramente è questo. specifico per ogni azienda e quindi nel pacchetto che arriva alla singola azienda una volta effettuato l'acquisto c'è il link specifico del suo whistleblowing, appunto perché questa è una piattaforma software as a service, dove appunto è possibile inserire la segnalazione. Quindi oltretutto arriverà insieme alla nella stessa piattaforma sarà possibile scaricare il codice HTML che l'azienda può copia e incollare sul suo sito per avere direttamente il bottone che lo porti alla piattaforma stessa. Prego. Ok, quindi chiaramente attraverso il link che viene inviato successivamente è possibile appunto inviare le segnalazioni. In questo caso appunto siamo entrati e stiamo creando una nuova segnalazione. Come vedete c'è la possibilità di mantenere sia l'anonimato qualora io non decidessi di inserire il nome e il cognome, o comunque vi è anche data la possibilità all'utente di rendersi visibile. Chiaramente proviamo a fare una segnalazione che può riguardare ad esempio l'utilizzo improprio di strumenti, degli istituti di tutela dei lavoratori, quale ad esempio la malattia, le ferie, mettiamone. Il testo della segnalazione dove andiamo ad inserire fondamentalmente poi il corpo di quello che stiamo andando a segnalare, c'è anche la possibilità di caricare dei file, qualora appunto avessimo dei documenti a supporto della segnalazione che stiamo andando a fare. Qui c'è la possibilità di essere contattati o ricontattati chiaramente o meno da parte del soggetto ricevente. Un attimo, queste sono chiaramente. E invio la segnalazione. Chiaramente una volta che il soggetto ricevente ha già compilato, diciamo, ha già configurato il suo account, si ritroverà l'elenco delle segnalazioni che sono state effettuate. Riavvio qui. Vedete, qui riesco a trovare un attimino. Sei muto, Mirko? Ti sei mutato, cliccando da qualche parte. No, scusate, praticamente ho dovuto spostare un attimino e probabilmente ho tolto l'audio. Quindi stavo dicendo, c'è la possibilità di poter, per chiaramente il soggetto ricevente, di verificare le segnalazioni che sono arrivate. Chiaramente abbiamo dato la possibilità al soggetto ricevente di ricevere delle mail ogni qualvolta avvenga ci sia una nuova segnalazione, e c'è la possibilità appunto di poter interagire col soggetto che ha inviato la segnalazione, anche se questo ha mantenuto l'anonimato. Poi chiaramente sarà il soggetto ricevente diciamo, a mettere in opera a fare magari ulteriori verifiche, approfondimenti e poi diciamo, gestire la segnalazione secondo diciamo, nelle sedi opportune. Vi condivido il link, esattamente il link che ha fatto vedere prima il collega, se qualcuno volesse guardare direttamente cliccando, e vi faccio notare appunto questo passaggio. Se vai proprio la scheda precedente, quella dove si vede, Ok. esatto, Okay.
No, giusto quello. In buona sostanza, come abbiamo, come dire, evitato di dover inserire nome, cognome o email o cellulare per poter rintracciare il soggetto, una volta effettuata la segnalazione, crea un codice univoco, del tutto anonimo, e tramite questo codice può rientrare e cercarsi la sua segnalazione. Quindi, lato utente ricevente ha una piattaforma che è quella che stiamo vedendo, e questa piattaforma gli permette di guardare le segnalazioni. Lato invece segnalante, il segnalante essendo anonimo, non metterà né mail né cellulare, ma semplicemente dovrà conservare questo codice per poter accedere periodicamente nei giorni successivi e poter verificare se ha ricevuto qualcosa, perché noi non lo possiamo rintracciare direttamente se non in questa maniera. Quindi si crea una sorta di chat che permette un dialogo, mediato dalla piattaforma. E il soggetto segnalante entra su questa piattaforma e può verificare se ci sono degli esiti. Ci sono due feature, come dicono in questo mondo, due caratteristiche che stiamo aggiungendo in queste ore, per cui verranno a breve rilasciate, che permettono di inserire più allegati. Attualmente è previsto che mettano allegato, ma tanto abbiamo la scadenza il 17, quindi domani sarà operativa questa novità. Più allegati, al tempo stesso quindi il ricevente può mandare anche egli degli allegati se deve andare delle informazioni, e giusto per completezza, appunto, e migliorare sempre la piattaforma. Quindi in questa prima release già è totalmente operativa, compliant con quello che la normativa prevede, e siamo confidenti, oltretutto, che come dire, confrontandoci col mercato, stiamo uscendo con un prezzo che è decisamente più basso di quello che propone la concorrenza, direi circa il 40% meno.